I nuovi cittadini del futuro sono i giovani, bisogna sin da piccoli parlare con loro e confrontarsi su temi importanti che riguardano la società civile, come la legalità. A parlare il colonnello Fabrizio Parrulli, comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, che questa mattina ha incontrato gli studenti del liceo classico Torquato Tasso di Salerno nell'ambito di un progetto che prevede ben 245 incontri negli istituti scolastici della nostra provincia. Obiettivo: diffondere la cultura della legalità tra i giovani. C'è la necessità, c'è proprio il bisogno di parlare con i giovani anche per diffondere questi principi del rispetto delle norme e delle regole che sono, penso, fondamentali per creare dei buoni cittadini per il futuro. In questo progetto abbiamo coinvolto non soltanto le scuole ma anche le parrocchie perché riteniamo che sia estremamente importante anche il loro apporto. Abbiamo presentato questo progetto anche a Monsignor Moretti, il vescovo di Salerno, e abbiamo avuto appunto l'appoggio anche delle diocesi della provincia di Salerno. È molto importante che anche le famiglie siano coinvolte in questa attività. Le famiglie devono essere anche loro i primi sensori e loro i primi trasmettitori di questi buoni esempi e buoni principi. In questi giorni, tra l'altro, viene preso di mira la succursale del liceo scientifico Giovanni da Procida di Salerno. Non ci sono certezze, ma potrebbe trattarsi di studenti. Infatti, una delle disposizioni che ho dato ai miei reparti è quello di essere molto attenti a quello che accade all'interno delle scuole, all'interno, ma intorno alle scuole, ecco, che non si ripetono delle situazioni che mettono anche in pericolo gli stessi ragazzi all'interno degli istituti scolastici, ma che possono consentire di svolgere regolarmente le lezioni. All'incontro con i ragazzi del liceo Tasso di Salerno era presente il dirigente scolastico Salvatore Carfagna ed il prefetto vicario Giovanni Cirillo. Io sono particolarmente grato al comandante di questa lezione, anche perché tutti gli alunni sono veramente propensi ad accettare tutti i consigli che verranno dal comandante e dall'arma dei carabinieri, in modo da poter essere vicino all'arma dei carabinieri e soprattutto supportare ancora con loro impegno la lotta contro l'illegalità. La prefettura deve essere un soggetto capace di colloquiare con i soggetti istituzionali, con i cittadini e con tutti coloro che operano sul territorio per il bene comune.